Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, la Tua parola, forte, meravigliosa, profonda, attraverso la storia della nostra salvezza, ci ha rivelata. Tu permetti, oh Signore, che il Tuo Santo Spirito ci possa fare da maestro interiore, mentre ascolteremo queste storie meravigliose, affinché quello che riguarda noi oggi, della storia di salvezza del passato, si possa ripetere in pienezza. Donaci, Signore, le chiavi per leggere la storia della nostra salvezza attraverso la storia della Tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cominciamo subito. Allora, l'altra volta abbiamo visto come Giuseppe si è salvato, o meglio, ha salvato Dio dal braccio della morte, con i due condannati a morte che erano in cella con lui, il panettiere e l'altro chi era, il capo delle guardie, il coppiere. E lui interpreta i loro sogni, uno verrà impiccato, un altro verrà salvato, e quello salvato si dimentica dell'interpretazione fatta da Giuseppe, e altri 2 anni se li passa in carcere. E quando ha il sogno il faraone delle 7 vacche grasse, le 2 vacche magre, e così per le spighe, il coppiere dà al faraone la dritta, perché il faraone è disperato, perché sa che in quel sogno c'è qualcosa di molto, molto importante per lui, e lui non riesce a capire. Nessuno dei saggi della sua corte, i famosi maghi d'Egitto, nessuno riesce a interpretare quel sogno divino. Quando arriva Giuseppe, invece, lui subito gli dà l'interpretazione del sogno appena la sente descritto dal faraone. Vedete come i carismi sono potenti, sono immediati. E Giuseppe viene scelto dal faraone e dai suoi collaboratori come colui che dovrà provvedere per guidare il popolo attraverso questi 14 anni, 7 di grande abbondanza, 7 di grande carestia, e salvare la nazione intera e tutti i popoli che intorno dipenderanno dall'Egitto. Quindi Giuseppe viene costituito, seduto a stante, come numero 2 dell'impero egiziano. Dopo il faraone comandava Giuseppe. E vedete come avvengono i ribaltamenti divini: dalla cella della morte alla vetta dell'autorità nel faraone, nell'impero egiziano, nel giro di pochi minuti, per causa di cosa? Di un carisma, dell'interpretazione dei sogni. Quindi quanto sono preziosi i carismi? Altra volta, allora, io ho visto che, basta questa storia, una di queste domande: sei disposto a vivere una storia, la storia della tua vita, non guidata da te, ma da Dio? Giuseppe non ha mai gestito la sua storia, è sempre stato in punto di morte diverse volte, e per la fedeltà a Dio ha rischiato la pelle. Noi siamo disposti a passare delle cose del genere, guidati da Dio? Non gestiamo noi la nostra vita, la gestisce il Signore? Soltanto siamo sicuri che, siccome ci vuole bene, la gestirà bene per noi, per il nostro bene. Allora, questo fatto di essere disposti a vivere la storia della nostra vita non guidandocela da noi stessi, ma lasciandola guidare a Dio, è un segno di maturità spirituale. Secondo, sei disposto nella fede ad andare in luoghi che non ti piacciono, credendo che in essi passi la tua storia e la storia dell'amore di Dio per te? Allora, Giuseppe vuole passare l'invidia dei fratelli e il tentativo di omicidio,
di essere venduto come schiavo, di passare una storiaccia risiedendo a Dio alla casa di Potifar, carcere, vicino alla morte, storie umanamente bruttissime, ma lui poteva dire in qualsiasi momento della vita, ma insomma questo costa essere fedele a te, oh Dio, e uno che è fedele a te dovrebbe essere protetto da te. Perché tu invece mi lasci in questi guai? Invece Dio gli fa passare questa storia, e in questa storia, attraverso questi fatti, Dio sta costruendo una storia di salvezza della quale sfuggono a Giuseppe i connotati. Giuseppe non può vedere l'opera di Dio che sta facendo lui nel suo complesso. Nessuno di noi può vedere quello che Dio sta facendo su di noi, solo che siamo chiamati ad avere fiducia in Dio, perché Dio, che ne sa molto meglio di noi del nostro bene, sa come intessere la sua maglia. Un'altra storia. Terza, è una stella che è regola di vita, che per andare in alto bisogna prima scendere in basso. È vero o no questa? Per andare in alto bisogna prima scendere in basso. Se non scendi in basso, non vai in alto. Dio ti umilia per poi innalzarti, perché in quelle umiliazioni muoiono le cose cattive che ci impedirebbero di vivere bene l'essere innalzati, e quando siamo innalzati dopo la morte di noi stessi, allora sì che possiamo stare in alto, perché superbia, vanagloria, eccetera, non esistono più nella nostra persona, possiamo stare in alto al posto giusto. Benissimo, questa è la catechesi dell'altra volta. Adesso andiamo avanti, vi do i foglietti che facciamo prima, perché alcune parti andiamo molto veloci, ma il seguito di quello dell'altra volta, cioè la fine del capitolo 41, poi nel 42 comincia, aspettate, andiamo con ordine. Allora, cominciamo a leggere. Genesi 41. Quindi Giuseppe si allontanò dal faraone e percorse tutta la terra d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Chi di voi sa come fa il Nilo? Conoscete questa cosa? Perché il Nilo rende fertile l'Egitto? Perché straripa. Porta il limo, quel fango che sta nel suo fondo, sulla terra, che è fertilissimo, ti si può coltivare e vengono cose eccezionali. Allora, questo avvenne ancora di più in quei 7 anni di abbondanza. Dice, la terra produsse a profusione. Egli raccolse tutti i viveri dei 7 anni di abbondanza che vennero nella terra d'Egitto e ripose i viveri nelle città. Guardate qui, le città non sono città di abitanti, sono città di viveri, cioè non si poteva più mettere il grano in un grosso deposito, oggi si chiamano i silos. Ci voleva tanto di quello spazio che occupava lo spazio di una città. Quindi invece di esserci il silos deposito, c'era la città deposito, una città fatta dove ogni casa era un deposito di grano. 7 anni di raccolti abbondantissimi, riposi in ogni città i viveri della campagna circostante. Giuseppe ammassò il grano come la sabbia del mare, in grandissima quantità, così che non se ne fece più il computo perché era incalcolabile. Non si riusciva più neanche a contare quante tonnellate di grano era. Ecco l'abbondanza. Intanto prima venisse la carestia, nacque da Giuseppe e i due figli, partoriti a lui da Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di Liopoli. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. E il secondo lo chiamò Efraim, perché disse:
Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. Vedete, ogni nome ben pensato. Nessuno nella storia della salvezza chiamava il figlio come Suellen. Non esiste dare il nome di un attore, di un'attrice che poi se uno dà, come si chiama, Riggia, se uno dà un figlio il nome Riggia, povero bambino, che gli deve capitare? Che il matrimonio suo sarà un disastro infinito. Sono invece i nomi sempre dati in riferimento a fatti positivi della vita della persona che li ha partoriti. Allora, finirono i 7 anni di abbondanza nell'Egitto e cominciarono i 7 anni di carestia. 7 anni sono lunghi e duri. Come ha detto Giuseppe, ci fu carestia in ogni paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. Il pane, qui diventò preziosissimo. Noi lo buttiamo via tutti quanti, era quello avanzato, qui il pane diventò una cosa preziosissima. Poi anche tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. E qui vengono fuori i depositi di grano. La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese veniva in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Ora, immaginate di avere un popolo invento di morti di fame e tu che c'è da mangiare per quelli e per tanti altri ancora, a quanto glielo vendi il grano? Chi ha il coltello dalla parte del manico può fare quello che vuole, poteva fare un chicco di grano, un chicco d'oro, per dire quanto poté in questi 7 anni crescere di potenza, di ricchezza, proprio di essere punto di riferimento dell'Egitto, del mondo intero di quel tempo, Giuseppe e l'Egitto con il grano. Si arricchì di brutto l'Egitto e Giuseppe all'infinito. Capite quindi che dove arriva la storia di Giuseppe? C'è una crescita senza fine. Allora, dopo di questo, che la carestia arriva pure in terra di Canaan, dove c'erano il padre di Giuseppe, come si chiamava? Il padre di Giuseppe, Giacobbe, con gli altri fratelli. E nel frattempo è nato anche uno più piccolino, Beniamino, il 12° figlio. Giuseppe era 11°, Beniamino il 12°. Che cosa succede? Che la fame, sentono dire che in Egitto il grano si vende, allora per non morire di fame vanno in Egitto a comprare il grano. E quindi un giorno arriva Giuseppe che lo vendeva, si trova di fronte i suoi fratelli che lo volevano uccidere prima. Adesso potete dire: voi volete uccidere? Beh, ora faccio ammazzare io a voi. Deve avere il potere di farlo. Era il numero 2 dell'Egitto. Oppure: volete il grano? Datemi tutto. Poteva dire così. La vendetta, tutti quei detti, la vendetta è un piatto che si serve freddo, perché dici devi passare il tempo, allora ti costa di più fare vendetta, o cose di questo genere. C'è nel cuore di Giuseppe acredine, desiderio di vendetta nei confronti dei suoi fratelli che avevano cercato di ucciderlo e poi l'hanno venduto ai mercanti di schiavi? Ecco, questo desiderio non c'è.
Giuseppe vede che loro non lo riconoscono e lui su questa cosa si gioca. E leggete una storia bellissima, capitoli 42, 43 e 44, dove lui, sapendo che era nato un fratellino più piccolo, il padre era ancora vivente, vuole vedere il padre, vuole vedere il figlio, il fratellino più piccolo, e però senza farsi scoprire, ordina che tornino nella loro terra e portino tutti giù. E dice, ma no, non è possibile, dice, così o niente, li costringe e arrivano tutti quanti giù, il padre, i fratelli, compreso Beniamino, che dice a un certo punto, sempre Giuseppe, in tutta la sua gloria terrena, e di fronte a questi straccioni di fratelli, a un certo punto però Giuseppe non poté più trattenersi, qui leggiamo Genesi 45, dinanzi a tutti i circostanti, e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dei suoi fratelli, e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli, io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché si erano sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli, avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro, io sono Giuseppe il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto, ma ora non vi attristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni viene carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli, così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni qua giù presso di me, senza tardare. Abiterai nella terra di Gosen e sarai vicino a me, tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. Io la provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora 5 anni, e non cadrai nell'indigenza, tu, la tua famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino, e la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Ecco, qui siamo a uno dei culmini di questa storia magnifica, bellissima, di Giuseppe e dei suoi fratelli. Se abbiamo seguito bene la storia, avete visto questa cosa, come c'è una serie di fatti di cui nessuno ha in mano, come si dice, il capo della matassa, il bandolo della matassa. Questo ce l'ha soltanto Dio. E il perché di questa storia doveva andare in questo modo, il perché del collocamento di questi fatti si capisce solo alla fine. Quanto è meravigliosa questa cosa, questa proprio fa capire una grande chiave di lettura che fa capire il mistero della morte in croce e la risurrezione di Gesù Cristo. Allora, perché
il popolo di Israele si salvasse dalla carestia, il popolo all'inizio, che era Giacobbe con le sue figlie e i suoi nipoti, era necessario che, per far questo, era necessario che tutta una serie di cose, guardando il ritroso, che fanno capire perché la storia doveva andare in quel modo e non in un altro. Allora, prima Dio dà il carisma di sogno a Giuseppe, perché glielo dà? Perché Dio sapeva che i fratelli di Giuseppe erano invidiosi del fratello più piccolo e avrebbero reagito cercando di ucciderlo. Poi Dio impetosisce il primo Ruben, che difende Giuseppe, invece di farlo uccidere altri fratelli, lo fa vendere come merciante d'Egitto. Dio sostiene Giuseppe quando si trova dopo Potifar. Lui rimane nella purezza, ma la moglie di Potifar lo denuncia al marito per farlo morire. Ma Dio lo fa salvare nella cella della morte, e lì ancora i sogni vengono al faraone, il faraone sa che c'è un ebreo che interpreta i sogni, chiama quello lì. Capite, tutta questa storia c'è tutto un filo che concatena un fatto all'altro, perché se non succedeva quello non succedeva quell'altro, se non succedeva quell'altro non succedeva questo, e l'ultimo filo è che Giuseppe diventa il numero due dell'Egitto, e la primizia del popolo ebraico, i capostipiti, Giuseppe con i suoi 11 figli, Giacobbe con i suoi 11 figli e 12 con Giuseppe, vengono nell'Egitto al secondo anno di carestia. Già al secondo anno non c'è più da mangiare, come potevano passare altri 5 anni con la carestia, morivano tutti di fame. Non solo loro, ma le bestie e gli armenti morivano prima dei loro possedimenti, cioè da ricchi diventavano poveri, e poi morivano loro. Morivano tutti. Per salvarli, poi, perché ci voleva nella terra 7 anni di carestia, 7 anni, dico 7 anni di abbondanza, poi 7 anni di carestia? Lo sa Dio perché. C'è un motivo pure per quello. E intanto in questo scenario della natura si incastona questa storia, per cui Giuseppe, che ha lo spirito del Signore e sa interpretare non solo i sogni, ma anche la storia che gli è capitata, lui legge dentro i fatti che sono capitati la mano di Dio. Dice: non siete stati voi a farmi venire qui in Egitto vendendomi ai mercanti di schiavi, è stato Dio che mi ci ha fatto venire usando la vostra cattiveria, che lui sapeva che eravate così, ma Dio più di voi ha voluto che io venissi in Egitto per fare questa storia di salvezza. Quindi Giuseppe comprende, una volta che questa storia si realizza, tutta la trama della storia impazzita da Dio per dare al padre e ai fratelli, per dare all'inizio del popolo ebraico un benessere, una terra buona dove potevano vivere e procreare e crescere. Gli ebrei rimarranno in Egitto circa 400 anni e da poche decine di persone diventarono in 400 anni popolo di quasi 2 milioni di persone. Una crescita esponenziale, meravigliosa. Allora, guardiamo bene questo fatto. Giuseppe non nutre odio o rancore verso i fratelli. Desidera il padre, il fratellino più piccolo, quello innocente, gli vuole ancora più bene che tutti gli altri. Giuseppe
invece di far uccidere con il chiodo della bilancia, voi fate morire, non ci siete riusciti, faccio morire a voi. Non fa giustizia Giuseppe. Giuseppe usa misericordia e legge tutto nelle mani di Dio. Guardate, questo vorrei far capire bene. Capite la differenza tra la storia e la storia della salvezza? La storia significa semplicemente i fatti che sono successi. La storia dello salvezza significa l'agire di Dio dentro questi fatti per il nostro bene. Noi stiamo vivendo una storia o la storia della nostra salvezza? Allora, se Giuseppe si fosse comportato umanamente, lui, una volta uno dei fratelli li faceva ammazzare, finito il popolo di Israele, non c'era più, perché Giacobbe era il capostipite, i figli suoi, i capostipici delle 12 tribù di Israele, finiva lì la storia. Non poteva essere così. Dio questo non lo voleva. Giuseppe non ha risentimenti verso i fratelli. Quando li accoglie in Egitto e quindi li rende partecipi del suo successo, della sua ricchezza, lui sta facendo del bene a quelli che gli hanno fatto del male. Lui stava dando la vita, impedendo cioè ai suoi fratelli di morire di fame, a coloro, i suoi fratelli, che hanno cercato di togliergli la vita. Qui siamo già nell'ambito di quello che si chiama l'amore al nemico. L'amore al nemico ha permesso la nascita del popolo di Dio. Che effetto avrà nella nostra vita l'amore ai nostri nemici? Il dare amore a quelli che ci fanno del male, che cosa produrrà di positivo? Quindi l'amore al nemico in campo cristiano è una delle armi più potenti che ha Dio per distruggere il male e costruire il bene. Storia della salvezza. Ecco, umanamente parlando, la storia di Giacobbe, scusate, di Giuseppe, è per la prima metà no brutta, infernale. Stare sempre vicino alla morte, vivere per diversi anni in carcere, nel braccio di condannati, sai quante persone ho visto condannate a morte, torturate, cose di questo genere. Che puzza, che schifo di vita ci sta dentro il carcere condannati a morte. È vissuto lì. Gli schiavi non avevano una bella vita, le frustate, le botte, il lavoro pesante. Ha vissuto male Giuseppe. Poi la seconda metà, la seconda parte, ha vissuto bene. E benissimo. Ma vedi, dove ti porta il fatto di vivere i doni di Dio? Tutto è cominciato da qualche sogno che ha scatenato la gelosia e l'invidia dei fratelli, perché lui ha sognato che i suoi fratelli si inginocchiavano davanti a lui, cosa che si è realizzata poi. Ricordate un covone che stava ritto al centro e 7 covoni che stavano intorno? Erano i fratelli che si inchinavano intorno a lui, eppure il padre e la madre. E nessuno voleva ammettere, né poteva credere, che sarebbe poi successo veramente. È successo. I fratelli, per avere pane per vivere, si devono inginocchiare di fronte all'incaricato dal faraone, Giuseppe, per la distribuzione del grano. Quindi,
quando nella vita attraversiamo momenti difficili, umanamente tremendi, dobbiamo dire: ma Dio mi ha abbandonato? O dobbiamo invece stringere i denti perché Dio sta facendo sulla nostra storia una storia di salvezza e ha bisogno che noi siamo fedeli a Lui, la portiamo avanti fino in fondo? Mamma mia, quanto sono importanti queste cose. Guardate quanto conta. Allora, nella storia che Dio fa verso di noi, funziona come funziona sui computer. Se uno deve mettere una password di 15 parole, scusate, di 15 caratteri, ci metti una I maiuscola invece di una I minuscola, non funziona. Per funzionare deve essere tutto fatto alla perfezione. Allora funziona. Giuseppe non si poteva permettere di essere infedele a Dio quando stava con la moglie di Potifar. Non poteva pensare: beh, la botte e via, mi diverto, me la faccio e poi la scanso. Fare così sarebbe stato buttarsi nelle mani del diavolo, il quale avrebbe fatto morire, ma non avrebbe permesso a lui di realizzare una storia di salvezza. Giuseppe nel carcere poteva interpretare i sogni in modo che piaceva alle persone che lo stavano ad ascoltare. No, detto la verità, uno doveva vivere, l'altro doveva morire. E siccome quello che ha sentito la profezia su lui, il coppiere, ha visto che il panettiere è stato impiccato e lui è stato salvato come Giuseppe aveva detto, allora ci ha creduto e lo ha destinato al faraone. E Giuseppe non può uscire fuori dalla schiavitù della prigione. Allora la fedeltà a Dio in ogni ambiente, in ogni situazione, per quanto in basso possiamo cadere, è la fedeltà che Dio ci chiede per poter portare avanti la storia della nostra salvezza. Giuseppe è uno strumento di Dio perché non fallisce mai, fa sempre quello che Dio vuole, e allora tutte le opere gli vanno a buon fine, non solo quelle che lui fa, ma anche quelle che Dio ha fatte verso di lui come strumento della storia della salvezza di tutto il popolo di Israele. Allora, per queste cose possiamo fare due domande. Vi ricordate San Paolo che dice nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, chi vuole lo può trovare, Romani, capitolo 8, versetto 28, dice così: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Ti senti di confermare l'affermazione di San Paolo? Allora, Gesù Cristo, per esempio, la grande storia della Sinaia, è che lui non è stato accettato come l'inviato di Dio atteso da oltre 1000 anni dal popolo di Israele, ma è stato rifiutato dicendo che era un falso, mettendolo in croce. Quando il popolo di Israele disobbedì a Dio e fece mettere in croce Gesù Cristo, Dio stava scrivendo la storia della salvezza di Gesù Cristo attraverso questo rifiuto? Sì o no? Questo rifiuto non sarebbe dovuto avvenire, perché il popolo di Israele lo stava attendendo, l'inviato di Dio, e lo attendeva da oltre 1000 anni. Quando venne Gesù Cristo, i capi del popolo di Israele dovevano riconoscere subito che era l'inviato di Dio. Non l'hanno fatto. Anzi, per sbarazzarsi di lui, hanno fatto un processo farsa per poterlo condannare a morte. Questo fatto, la condanna a morte di Gesù Cristo, ha impedito a Dio di scrivere la sua storia di salvezza sul suo figlio Gesù Cristo? No.
perché Dio è talmente grande che anche di fronte al peccato umano lui sa come gestire la situazione, perché va in porto la sua opera. La croce di Gesù il Padre l'aveva prevista da tanto tempo, perché sapeva che l'umanità sarebbe stata così dura di testa e di cuore da mettere a morte il suo figlio. Quindi Dio è preparato quando gli scribi, i farisei fanno condannare Gesù Cristo a morte durante il processo. Dio è preparato, Gesù Cristo già lo sapeva tutto quanto che ha già calcolato, soltanto lui si offre perché si realizzi. Attraverso questa offerta la storia della salvezza di Gesù Cristo passa, perché lui, come Giuseppe, in un attimo dagli inferi sale nel più alto dei cieli, sedendo a destra del Padre. Quindi lui, Gesù Cristo, è sottomesso solo al Padre e tutti noi siamo sottomessi a lui. Sottomesso solo al Padre, noi tutti, miliardi di esseri umani della terra, sottomessi a Gesù Cristo. Questa è la cosa importante. E quindi, nella storia di Gesù Cristo, anche le sofferenze valgono in positivo. L'arresto vale in positivo. Il processo farsa, ingiusto, con i testimoni, vale in positivo. La croce vale in positivo. Tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. La croce ha fatto far sì che l'amore che stava dentro Gesù Cristo, che nessuno vedeva, o perlomeno la grande parte del popolo di Israele non vedeva, attraverso questa morte di croce, questo amore veniva fuori, liberato per tutti, e tutti potevano capire che quell'uomo è veramente figlio di Dio, dal suo amore per tutti. Allora, anche attraverso la situazione difficile, l'opera del maligno, la reazione cattiva dei peccatori, Dio sa tirare avanti e svolgere la storia della nostra salvezza. Bene, seconda domanda. L'amore al nemico che ruolo giocherà nella tua vita? Questa è una domanda difficile, che nessuno di noi saprà l'effetto di quello che farà nella propria vita qualsiasi cosa. L'amore al nemico ha permesso a Dio di salvare il popolo di Israele in Egitto e di farlo procreare, eccetera, eccetera. A noi che ci farà l'amore di Dio? L'amore al nemico che Dio ci incarica? Che sia l'amore al nemico che il Signore sa che non solo abbiamo, ma avremo in futuro dei nemici magari peggio di quelli che ci stanno adesso. Ci faranno soffrire. Queste sofferenze sono già benedette da Dio, già hanno valore, perché sono sofferenze che nascono per esigenza dell'amore delle persone difficili, dei superbi, dei ribelli, sperando di convertirli con la nostra perseveranza cristiana. Ma intanto è così. Allora, l'amore al nemico, pensiamoci bene, quando avremo dei nemici da affrontare, già ce l'abbiamo, sarà una disgrazia o una grazia poterli affrontare? Sarà una grazia. E questo fatto di poter amare delle persone che ci fanno soffrire, che ci hanno fatto del male, sarà una calamita potente per Dio, per prendere e tirare a sé le anime. Bene, allora si conclude questa parte della vita di Giuseppe con questo magnifico concatenarsi di opere buone e di opere di Dio che sanno costruire la storia della nostra salvezza.
non ti chiama a caso così, storia della nostra salvezza, si chiama per questo motivo, perché Dio ti salva e ti ha salvati attraverso questa storia e non un'altra storia. Ecco, adesso preghiamo in piedi. O Dio onnipotente, che meraviglia la tua storia della nostra salvezza, presente in Giuseppe. Signore Gesù, che quest'uomo con la sua saggezza carismatica, con la sua capacità di soffrire, avuta sulla terra, dal cielo possa essere guida nostra e nostro patrono per conoscere Gesù Cristo, andarci incontro, fare le cose animati dal suo Santo Spirito. Dio onnipotente, manda la benedizione su questi tuoi figli, su quelli che hanno guardato da internet questa catechesi, hanno ascoltata, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, ricordo che abbiamo fatto una catechesi sulla parte finale di Genesi 41 e sull'inizio di Genesi 45. Il resto, per favore, leggetelo a casa. Questi sono i fogli con le domande che prego di mettere più in fondo e serviranno per la vostra visione personale. Ripeto anche le domande. La prima domanda, San Paolo dice in Romani 8:28: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Ti senti di confermare la sua affermazione? Seconda domanda, l'amore al nemico che ruolo giocherà nella tua vita? E metti in fondo.